Ciao ragazzuoli, tutto a posto? Tutto bene? Sono contento, oggi sono davvero contento. Sono contento perché ho fatto un buon acquisto, ho comprato una cosettina nuova. Una cosettina nuova, non tanto per l'acquisto, ma tanto perché ho comprato una cosettina nuova. Sono contento perché approccio un mondo nuovo per me, mondo nuovo per me, nello svapo, il mondo dei Genesis, sistemi a mesh. Io ormai con wick, microcoil, cotone, ormai insomma me la gioco abbastanza, non sono ancora un guru, adesso c'è sta moda qua del guru, tutti i guru sono, però me la gioco abbastanza, anche il Giotto ormai si può dire che l'ho scoperto tutto. Favoloso Giotto. Come per esempio qua così, microcoil che se vedo un caso, microcoil, tac, ovata. Insomma, tra l'altro vi consiglio, se avete il Giotto, di farla, la microcoil con l'ovata, perché eliminate anche il problema di tenere il foro verso l'alto, perché esce. Esce gli stessi di fianco, gli stessi perché il cotone tiene tutto, no? E poi tiene anche molto. La sconcata va fatta diversamente, non c'è più da fare la sconquatina, la schiscia, la fa riempire, no? E poi molli e lui è bello pieno, no? Lì va tranquillo. E niente, insomma, volevo provare qualcos'altro, no? Ora ho fatto un acquisto che è un po' che lo guardo, è un po' che ci stavo pensando, perché a me piacciono gli ibridi, però Ostega non, o ne prendi uno bello che costa una saccagnata di soldi, oppure ti accontenti. Cioè, ti accontento, tra virgolette, perché comunque ho preso questo qua. Lo Zen, lo Z-Ati. Lo Z-Ati, arriva in questa scatolettina qua bella, già la scatoletta è bella. C'è il suo corredo interno, la sua brugola, il suo filo, la rocchetta di filo, le mesh preossidate. Che io l'ho messa su, l'ho cercata via su perché non mi piace, troppo piccoline, volevo fare un po' più grosse sti tenioni, con quello che costa. E niente, ho preso questo qua, perché ho preso questo qua? Perché ci devo provare, a me dicevo, piacciono gli ibridi, ci devo provare, no? Quindi utile e dilettevole. Utile e dilettevole, l'atomizzatore è questo qua. Che è molto bello, molto bello. Io ho preso un bel tippettino, è un componibile che ho preso nel negozietto di Antonio, ottone acciaio, che sta bene, bel cosettino. C'ha questo attacco con l'anello incorporato per i provari. Il risultato finale è questo qua. Insomma, va bene, su Bat Provare sta da Dio, mi piace. Ci ho bestemmiato tutta la sera. Me l'ho fatto fare, già che ho il negozietto, me l'ho fatto fare la resistenza e hanno usato un cavetto d'acciaio. Però Ostega, poi è stata fatta anche velocemente, non so perché, faceva un sacco di hotspot. E insomma, non va bene. Si può svapare così. Il bello dei Genesis è la restituzione aromatica che è spettacolare, cioè, ti dà tutte le sfumature di sapore, è ottimo, veramente ottimo. Allora l'ho rifatta io. Io ho imparato a fare le mesh sull'HS. L'HS è Mister Hotspot per eccellenza. Quando impari a far andare quello, fai andare qualsiasi cosa.
Solo che manca un po' la pratica, c'è un sacco di tempo, riuscivo, ho provato con lo 0,28, ho provato con lo 0,20, con Ribbon, ne avevo poco, è uscita bene, dopo ho provato a prefissare prima la resistenza, a fare il mesh dopo, alla fine ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta e va bene, ragazzi. Direi che va molto bene. È un bel oggetto, bello massiccio, è fatto davvero bene. Leggendo nei forum vari, sulla pagina di Facebook di Svapo Italia, il problema del latte era questo ring che è troppo piscinino. E ora il cap, ballerino, no? Ora ho preso il collare del tappino di questa boccetta ago, l'ho tagliato per la parte lunga e gli ho fatto un altro ring, insomma, fatto un altro ring e adesso tac, è su bel saldo, no? Adesso sta su bene, bello saldo. Ring manca, io mancavo un ring, cioè un ring in più, con quel che costa ce la potevamo pure mettere un ring in più, però vabbè, ce la mettiamo noi. E niente, volevo far vedere questo oggettino qua. Adesso proviamo un po' di configurazione, proviamo un po' di cose. Sto svapando pera di Nowhera. E sembra di mangiare la pera, sembra di dare un morso alla pera. È veramente, veramente ottimo, un po' arioso. È un po' arioso, vabbè, ci si abitua. E avevo ridotto l'ariosità restringendo il foro con un rotolino piccolissimo di mesh. Il tiro mi piaceva, però si riduceva drasticamente la fumosità e un po' anche l'aroma, quindi vabbè, è nato così, deve essere così, niente fa. Niente ragazzuoli, volevo farvi vedere questa cosa qua, sono contento e come dico sempre, non fermatevi alla prima esperienza, insomma, quando comprate qualcosa, studiateci un attimino. Il giotto va bene. Oh, ragazzi, mi croccò il cotone, è spettacolare, niente fa. Ciao ragazzuoli, salve, ciao ciao.